scritto di Giacomo Leopardi, interpretazione corale. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete. Io per pensier mi fingo ove per poco il corno si spaura. E come il vento d'ostormir tra queste piante io quello infinito silenzio a questa luce vo comparando e mi sovvien l'eterno e le morte stagione e la presente e viva e i suoi divini così tra questa immensità s'annega il pensier mio e navagale mie dolci in questo mare. Un accumulo di erba. È tipo un muretto di è un cespuglio a forma di muretto. Una siepe è tipo un cespuglio, un cespuglio. Sì, è un cespuglio. È un tipo di cespuglio. Un cespuglio. È un cespuglio, una forma di batuffolo, tipo quelle che hanno le pecore. Verde che certe volte nei boschi noi troviamo i frutti. Questo è il futuro di ognuno di noi che noi non vediamo perché abbiamo o paura di vedere o vogliamo vedere perché vogliamo scoprire cosa potremo avere nel futuro. Di frutti. Una sala con tanti cavalli e le galline, le pecore, le mucche, uno che canta, delle persone in bicicletta, uno che corre, uno che cade, una biblioteca, può esserci la nostra famiglia, una navicella spaziale oppure una casa futuristica. Degli insetti, un formicaio, il mercato, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, tipo un grande muro e dietro questo muro un'altra siepe, i pesci, le conchiglie. Vulcani. Ci potrebbe essere anche uno zoo dove stanno degli animali in mutaforma. Che devono essere ancora scoperti dagli scienziati. Un grande lago. Una persona famosa, uno sportivo famoso che ti aspetta per diciamo, allenarti o farti conoscere nuove azioni da svolgere per migliorare in quello sport. Un giardino oppure un altro palazzo. Spiagge. Un deserto. Distese erbose, tanti fiori. Non so, un animale. Potrebbero essere dei mostri che noi abbiamo proprio il terrore. Un arcobaleno. Una persona che amiamo molto. Per esempio una persona che si è andata, un nonno, che è come se stessimo in un sogno e noi veniamo.
vediamo questa persona, cioè sentiamo questa persona. Potrebbero esserci altre persone a me sconosciute. Sembra bello. Pure Messi, Dybala, Gervinho, tipo i calciatori diciamo più forti. È un grande bosco con dentro tantissimi animali. Vorrei trovare i miei animali preferiti. Piontek e Dio De Vino, perché io voglio diventare calciatore e rappresentante. Magazzino. Ci può essere anche un sacco di giochi. Ci potrebbe essere un altro mondo dietro questa sirpe. Di tutto.